Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, sentiamo che cosa gli ha detto. Il governo non ha fatto poco o nulla per risanare l'economia di questo paese. Abbiamo visto spendere tempo e risorse per appunto rendere il Senato un organo di nominati che comunque costerà, come dicevamo, alla gente, ai cittadini. Però non abbiamo visto assolutamente una carica di energia per appunto il rilancio dell'economia. Per noi bisogna partire ovviamente dalle famiglie e dalle imprese alleggerendo il carico fiscale. Abbiamo una proposta di abolizione dell'IRAP che appunto è in Commissione Finanze, che bisognerebbe, se il Governo avesse appunto prestato l'attenzione a questi temi, la stessa attenzione che invece ha deciso di prestare alla riforma del Senato, probabilmente ora già non ci sarebbe l'IRAP e già aprire un'impresa per i giovani in Italia sarebbe più facile. Si preannuncia un autunno caldo anche in Parlamento? Sì, penso che sia un autunno caldo perché noi non molleremo. Vogliamo che questo Paese riparta dalle risorse giovani che vogliono seriamente investire in questo Paese, dai nuovi investimenti, dalle famiglie, anche dall'assistenza agli anziani, ovviamente, che viene poi di conseguenza se un Paese è sano e può partire. E non molleremo su questi fronti. Abbiamo le nostre idee per alleggerire, dicevo, il carico fiscale, per semplificare la vita alle imprese, a chi vuole fare impresa in Italia, e su questo concentreremo la nostra attenzione.